dal cortile del palazzo baronale si accede al grazioso giardino all'italiana, arricchito da magnolie e profumati alberi d'agrumi. L'impianto è organizzato in 8 aiuole suddivise da un sistema viario perimetrale e centrale. Uno scenario incantevole, incorniciato dalla facciata interna del palazzo e dalle arcate che racchiudono l'entrata. La cooperativa Terra Rossa, da alcuni anni, ha avviato un progetto di apicoltura per la raccolta del miele prodotto dalle api e dai nettari del frutteto. Sul perimetro del giardino fa mostra la torre colombaia, utilizzata nel passato per l'allevamento dei volatili. La zona verde del Palazzo di Tigiano si apre poi in un vasto parco di macchia mediterranea, scandito da alberi di leccio a fusto alto e di pino domestico. Il lungo viale del boschetto termina in una coffee house a padiglione, struttura funzionale ad arredamento architettonico zona ristoro. È un immergersi nella natura incontaminata, in un ambiente che si presta facilmente all'attività di fitness e al tempo libero delle famiglie e dei bambini.